Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale ragazzi. Buona domenica a tutti, siamo qui di nuovo con la carriera allenatore con il Valencia. Ovviamente dopo un episodio infrasettimanale che se non l'avete visto vi invito assolutamente a recuperare, perché è stato veramente un bel episodio. Sono riuscito a far sbloccare Berardi, Paco Alcacer, diciamo che qualcuno sta iniziando a convincermi, come per esempio appunto Berardi e Paquito, mentre altri invece hanno, credo, perso il posto da titolare per sempre. Oggi lo proveremo un'altra volta rischiando, perché Diego Alves mi sta veramente facendo cagare. Oggi in realtà io sto registrando, cioè vi spiego quanto è bello registrare il video per voi, perché è bellissimo. Oggi che registro è mercoledì, ragazzi, mercoledì 29, sto registrando il video appunto per domenica, che voi lo state guardando, perché quando voi guardate questo video io sarò in Portogallo, a Lisbona, e quindi sono partito venerdì e quindi facevo un po' fatica con i tempi, quindi mi sto portando avanti un po' con i video. Vedrete appunto questo video di oggi e poi martedì anche la carriera giocatore con il nostro Menzolino Menzolandia. Oggi ragazzi andiamo a vederci quattro partite. Io volevo giocare tantissimo oggi perché ho voglia. Atletico Bilbao, Malaga, Levante, Atletico Madrid, oggi grandissimo episodio. E poi se ci scappa anche la Coppa di Spagna, dipende dagli highlights che metterò in partita. Io direi che possiamo andarci a giocare subito. Atletico Bilbao, Atletico Club di Bilbao, andiamo a fare la formazione e ok, andiamo avanti così ragazzi. Sempre sul pezzo e forza Valencia. Ah, la cosa più importante ragazzi è che, come vi ho detto prima, registrando anticipatamente, non ho ancora visto i commenti sotto al video, che è già uscito per voi, ma per me dovrà ancora uscire di giovedì, infrasettimanale. Quindi mi raccomando, qui sotto nei commenti, a parte lasciare un mi piace, cerchiamo di arrivare a 1000 mi piace così, lasciate un bel commentino ragazzi con qualche consiglio. Magari se me l'avete dato anche nel video precedente, riscrivetemelo così riesco a leggerlo. Spero che questo video comunque vi piaccia, nonostante io non abbia letto i commenti del video precedente e quindi non abbia potuto fare qualche correzione o rispondere a qualche vostra domanda. Ci tengo molto a rispondere ai vostri commenti, però purtroppo questa volta non ci sono riuscito. Ho fatto una semi cazzata. Paco Alcacer, chi fa partire? Fa partire De Paul, poi Paco Alcacer, attenzione perché siamo in contropiede. Poco al Casser, la larga per Domenico Berardi. Berardi, se la mette sul sinistro. Berardi! Domenico Berardi! Ancora lui! Dopo 8 minuti il Valencia passa in vantaggio, 0-1. Attenzione perché se siamo riusciti a sbloccare Berardi, e questo è il vero Berardi, diventerà un uomo veramente, veramente pericoloso per le squadre avversarie. Rivediamo. Qui contropiede incredibile, veramente. Grandissimo assist di Paquito Alcacer. E di sinistro Berardi l'ha messa all'incrocio, raga. Ancora Berardi, che prova ad andarsene, non ce la fa. Attenzione ancora a Parejo, che la gioca a Berardi, che se la rimette sul sinistro il tiro. Deviato dalla porta, sarà calcio d'angolo. Marco Reus, per Berardi fuori area. Attenzione, Berardi riprova il mancino. I Raizos. Attenzione a Susaeta, che la mette in mezzo, Ruben Vezzo a farfalle e ovviamente Diego Alves non para. Primo tiro verso la nostra porta dell'Athletic. Vabbè, qua ci poteva... Bah, non lo so. Non lo so, comunque. Pareggio dell'Athletic Bilbao, immeritato, ovviamente. De Paul. Come sono andato De Paul? Ce l'avete sul destro De Paul. Ancora De Paul. Il tiro a giro! Irai, Sos. Ruben Vezzo. Indietro per Sofian Boufal. Ovviamente la dà l'unico in fuorigioco che è... Gol! Di Paco Alcacer! Credevo che Berardi fosse in fuorigioco, invece ha messo una palla d'oro. No raga, era fuori gioco Berardi, eh. Ha messo una palla d'oro incredibile, di destro. Per Paco Alcacer che anticipa San José, quello non è la porta. San José, perché la porta è il 4. Ed è 2-1 ragazzi. Buffal contro Mugnain. Mugnain non tiene alla forza di Buffal. Buffal fa partire Paco Alcacer che prova a far partire Marco Reus. Sì Marchito. Si è marchito davanti ai Raizos. Marco Reus! Anche Marco Reus finalmente si sblocca. Su azione, perché aveva fatto gol su rigore. Ripartenza, grande Buffal. Cambio azzeccatissimo. Paco Alcacer, due assist e un gol per lui. E Marco Reus la mette di destro, dal delirio non sbaglia. Non sbaglia mai. Paquito. Sì, Paco, l'hai vista. È Marco Reus. È Marco Reus. È Marco Reus! De Marcos. De Marcos Reus. Porco zio, che ho sbagliato. È finita, raga, è finita.
Abbiamo vinto 3-1, abbiamo vinto 3-1. Meritatissima, partita veramente meritata, giocata divinamente. Migliore in campo Berardi con 8.8, ma benissimo anche Paco Alcácer e Marco Reus, quindi tridente, spettacolo, direi partita ampiamente meritata. Perfetto, Lucas Hernandez è salito al 76, ragazzi. Ottimo allenamento di Lucas Hernandez. Signori, Domenico Berardi sale all'82. E questo per me è un'ottima cosa, veramente. Perfetto, raga. Siamo in grado, direi, di, dopo questa piccola sosta nazionale, di andarci a giocare la partita contro il Malaga. Magari faccio turnover nel turno infrasettimanale. Perfetto, raga. Formazione titolare. A parte Hernandez e Ryan in porta, ma Ryan ormai è diventato il titolare. Sempre sul pezzo, forza Valencia, siamo al Mestalla. Bellerin lancia Berardi, che se la mette come di consueto sul sinistro. Poi aspetta l'arrivo di De Paul, che prova il tiro, la palla torna a Berardi, il tiro a giro, Kameni e poi Marco Reus, credo fosse entrata, raga. Ma come ha fatto a sbagliare? Porca miseria, per non dire puttana. Attenzione a De Paul, bellissima la palla per Paco Alcácer. Mortacci, che parata ha fatto Kameni. Reus per Paco Alcácer. Fai andare Domenico. Domenico, davanti a Kameni. Basta sto cazzo di Kameni. Paco Alcácer 1-0. Mannaggia la puttana. Cioè, Kameni è buggato per i tiri a giro, ragazzi. Puttana vigliacca. Grandi, ragazzi. Grande ripartenza. Boom. Io sono sconvolto, ragazzi, io sono sconvolto, veramente. Sconvolto dal portiere e dalla difesa, veramente. Cioè, non... anche Santos qui che cazzo ha fatto? E Ryan? Io non so come gestirmela, raga, non so veramente come gestirmela. Fa qualche sera. Per Negredo! Kameni. Finita, è finita. 1-1. Io pareggiare ste partite veramente, guarda, pareggiare un tiro. Ma io che ci metto in porta, zio merda? Che Ryan è veramente peggio di Diego Alves. Sono in grande difficoltà, ragazzi, veramente. Perfetto, sale Villalba al 66. Si può andare a giocare questa partita contro il Levante, ragazzi. Qui siamo da turnover. Siamo veramente da turnover perché siamo molto stanchi tutti. Ci andiamo a giocare questa partita contro il Levante con Bakkali, Negredo, Rodrigo, Bufal, Danilo, Basoer, Gaia, Abdennur, Mustafi, Cancelo e Diego Alves. Sempre sul pezzo, forza Valencia, siamo di nuovo al Mestalla. Negredo, oh, fa andare Bakkali, l'ho vista bellissima. Vai Bakkali! Spacca sta porta! Zaccaria Bakkali, ragazzi, una bestia. Questo ogni volta che entra fa gol, un tiro, un gol. Qui Negredo ha fatto benissimo a servire Bakkali e non Rodrigo, perché Bakkali era messo veramente molto meglio. Qui ha spaccato veramente la porta. 1-0. Bufal, la larga per Rodrigo, che se la mette sul sinistro. Rodrigo! Puttancia vigliacca, che parata ha fatto Marigno. Attenzione a De Virson. Oh, mamma mia. Se n'era andato da Abdennur veramente con una facilità clamorosa, veramente clamorosa. Ancora De Virson. Su Joao Cancelo, che lo atterra. Niente, raga, ci stiamo uccidendo da soli, ci stiamo autodistruggendo. Ci stiamo veramente autodistruggendo. Ci fa gol Verza, guarda, incredibile. Sì, non so cosa sia, che cazzo ho spinto, però la parata Diego Alves. Attenzione a sti cross a tagliare, che i miei difensori non ci arrivano mai. Mai, puttana vigliacca. Negredo, mamma che palla per Bakkali. Bakkali, Marino e poi Negredo. L'ha pigliato in testa, ha pigliato in faccia un altro, non ci credo. Bufal, Danilo, fa andare proprio Lucero. Entra in area Lucero. Cosa ha fatto? Il pallone per Negredo. Cioè, a parte che Negredo l'aveva tirata fuori. Però Lucero, gran roba qua. Gran roba, attenzione. Grande Basoer, recupera un gran pallone. Negredo per Bufal, che entra in area. Bufalito! Su, ca,
2-0! 2-0 Valencia, ragazzi, sul Levante. Andiamo, partita chiusa. Che sofferenza. Che sofferenza per ogni volta. Qui gran palla recuperata dalla Buzzer. Negredo per Buffal, che fa la finta e tira a giro di testa. Attenzione a Santimina. La larga per Lagumina, che fa rima. Rientra sul destro Lagumina. La gioca per Buffal, che prova il tiro di Mancino. Poi arriva Santimina, ancora lì il pallone. E non va niente, non succede niente alla fine. Anzi, la prendono loro e ripartono. No, Mustafi. No, perché Buzzer si mette in mezzo, incredibile. Veramente incredibile. È finita, raga. 2-0. Vittoria al Mestalla. Ce l'abbiamo fatta. 3 punti. Migliore in campo, Alvarone Negredo, che ha tenuto benissimo sulla squadra. Ok, raga. Andiamo a fare la formazione con la quale giocheremo contro l'Atletico Madrid. Partita importantissima. Questo è il primo vero big match di questa nuova avventura. Royce, Alcacer, Berardi, Buffal, Gomez, Parejo, Gaia, Hernandez, Mustafi, Bellerin e Diego Alves. Sempre sul pezzo. Forza Valencia. E facciamo il nostro approdo nel Vicente Calderon. Che fa un bel po' Calderon, perché qui io sto sudando come un porcon, ragazzi. Cioè, sono teso, non voglio perdere punti contro l'Atletico Madrid. Però so che è tosta, sarà tostissima. Abbiamo faticato molto contro tutti. E questo Vicente Calderon ci mette un attimo in difficoltà. E poi c'è il Bomber Angel Correa, ragazzi. Andiamo a vedere la formazione. Griezmann, Correa, Koke, Gabi, Tomas, Saul, Juanfran, Godin, Savic, Felipe Luis e Oblak. Quando faccio gol non lo so. Non so come poter segnare. Però anche la nostra formazione non è male, sinceramente. Possiamo dare del filo da torcere all'Atletico Madrid. Parejo! C'è Marco Reus da solo! Libero! Che tira! Di sinistro! C'era Felipe Luis che ha provato a chiuderlo e probabilmente gli ha tolto anche la possibilità di colpire col destro. Attenzione proprio a Griezmann. Prova ad andarsene a Bellerin. Antoine Griezmann entra in area, si spintona con Bellerin, la mette in mezzo. C'è dall'altro lato Saul Niguez. Marco Reus prova a fermarlo. Tomas, attenzione, lo chiude Gaia. Buffal fa partire Parejo, che fa partire Domenico Berardi. Vai Domenico, inseguito da Felipe Luis. Vai Domenico, vai Domenico. Davanti a Black, davanti a Black. Berardi! 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 Dopo 8 minuti e 30 secondi passiamo in vantaggio con Domenico Berardi. Che scampagnata qui. Sia Felipe Luis che Savic non sono riusciti a fermarlo. Però di sinistro, dal di lì, veramente lui non sbaglia, oh. Dopo 9 minuti passiamo in vantaggio, raga. Grandi, concentrati, concentrati. Stiamo qua sul pezzo. Buffal, ancora largo per Berardi. Dai che la tieni, Domenico. Mettile in mezzo bene dove c'è poco Alcacer. Il gioco mi ha chiamato Buffal, però sarà caso d'angolo per noi. Bellerin, prova a lanciare poco Alcacer, che prova a fare la sponda a sua volta. Chi arriva di là? È Marco Reus, che la mette in mezzo. Dove arriva Bellerin, che colpisce di testa? Ma la palla va fuori di poco. Attenzione anche il Correa. Il tiro di Gabi. Che para Diego Alves. Finisce il primo tempo, raga. Finisce il primo tempo. Stiamo vincendo 1-0. Grandissima partita, veramente. Stiamo giocando benissimo, benissimo. Attenzione a Griezmann. Qualcuno, raga, non mi prende il comando. Diego Alves la para sul suo palo. Gaia. Bellissimo lancio per Paco Alcacer. Se la porta avanti di tacco. E poi cosa è successo? La recupera Paco Alcacer. Dio, buono. Berardi per Buffal. In qualche modo passa Buffal. Tiro fuori. Attenzione a Correa. Bellerin chiude. Era Gabi. Che chiusura ha fatto Savic. Ma Berardi fa partire Andre Gomes. Dai che ci arrivi prima, Andre Gomes. Basta, mi hai rotto il... Andre Gomes è lentissimo, ragazzi. Scusate se mi incazzo, ma Andre Gomes mi sta veramente sui coglioni. Metto dentro Bowser, perché non gliela faccio più? Almeno Parejo ci dà, minchia. Ma Gomes... È una pippa. Paco Alcacer. Fa andare Alvarone. Per Paco. C'è in mezzo di là Parejo. Non ci credo, raga. Non ci voglio credere. Tiago la mette in mezzo. Esci Diego Alves. Porca la puttana. Sì, giocate. Battiamo anche l'Atletico Madrid 1-0 in casa loro, al Vicente Calderon. C'ho veramente il cuscino, ragazzi, che è attaccato al culo. Io non so come farò ad alzarmi. Mi porto dietro tutta la sedia.
Che partita. Dani Parejo veramente migliore in campo. Mentre Gomez ha fatto cagare. Ok, raga, io direi di andarci a giocare anche quest'ultima partita contro contro qualcuno. Così finiamo il mese di ottobre e andiamo direttamente a settembre, dove avremo pure Siviglia, Barcellona e tutto il mondo. Quindi ci andiamo a giocare questa partita di Coppa di Spagna contro il Valladolid. E ovviamente ci sarà tanto turnover qui, anche perché c'è anche la partita di ritorno. Quindi dai, ci sono comunque chance di magari poter recuperare un possibile risultato brutto. Perfetto, raga, direi che la formazione è questa: Baccali, Negredo, Santimina, De Paul, Basuer, Danilo, Gaia, Vesto, Santos, Cancelo e Diego Alves. Sempre sul pezzo e forza Valencia. De Paul, c'è Negredo, bella la palla per Baccali, però grande chiusura anche della difesa avversaria. De Paul, sì, bella la palla per Alvaro Negredo, che si gira, Negredo, palo. Puttana vigliacca, che palo ha preso Negredone. De Paul. Steccato Baccali lì, Attenzione qui. Passa in vantaggio Valladolid. C'è niente da fare. Gran palla, gran palla però, raga. Centrale. Il tiro era centrale. Dobbiamo rincorrere. De Paul sulla testa di... Chi l'ha presa? Un altro palo. Danilo. La palla resta lì, attenzione. E Arrizabalaga e esce bene. C'è! Gran pareggio! Voglio che il gol lo diano a Gaia, ragazzi. Grandi, raga. Pareggio di ignoranza. Tiro di Gaia, spettacolare. E poi la palla sbatte praticamente contro un avversario dopo la palla delle portiere. E pareggiamo così. Attenzione a Lucero. Lucero. Entra in aria, entra nel Lucero. Il tiro! Parata. Mamma mia, sto Lucero qua come vola. De Paul. C'è Lucero! Proprio Lucero, ragazzi! Proprio Lucero! Lucero, non so come cazzo si pronuncia, ma ha colpito. Spettacolo, raga. Spettacolo. Ha colpito di testa in maniera perfetta, da solo. Si è mosso bene e l'ha messa là. Proprio Lucero. Incredibile. Baccali. Attenzione perché Baccali è entrato in aria. Baccali! Dove l'ha tirata? Attenzione alla gomina. Appena entrato. La gomina. Sì, non è male la palla per Basuer. Vediamo se riesce a rubare il pallone. Basuer! 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 Non va. La palla è ancora lì. Perché c'è un difensore centrale? Attenzione ancora alla gomina. Ancora la gomina. Ottimo. De Paul la mette in mezzo adesso. Dove c'è Basuer? Ancora Arrizabalaga. Attenzione a Valladolid. Moje che la mette in mezzo. Sì. Tiba sbaglia. È finita. Il match di andata di questa Coppa di Spagna va al Valencia con una vittoria in rimonta. Vediamo il migliore in campo. De Paul, ottima prestazione. E ottima prestazione anche di Lucero, raga, che ci ha fatto vincere. Danilo ha subito un infortunio e sarà disponibile per 7 mesi. Si è spaccato il crociato, Danilo. Puttana vigliacca, questa non ci voleva. Perfetto, raga, dopo questo episodio davvero molto, ma molto pieno, in basso a destra vedete la classifica. Siamo ancora a 4 punti dal Barcellona, che è infermabile. Dovremmo provare noi a fermarlo. Questo è stato un grandissimo episodio, molto pieno, e spero di averlo montato decentemente. Ci vediamo settimana prossima, martedì, con un episodio della carriera giocatore, spero. E ci vediamo anche nelle prossime settimane con la carriera allenatore e tanti altri video. Un saluto da Menzo e noi ci vediamo alla prossima. Sempre sul pezzo e ciao a tutti, ragazzi.